Presentato dalla provincia di Teramo ai sindaci del comprensorio montano, lo studio preliminare della panoramica La Strada, che ha l'obiettivo di potenziare le reti di comunicazione del comprensorio turistico del Gran Sasso, accorciando le distanze con le grandi vie di comunicazione. Nello studio preliminare si evidenzia che la realizzazione di questo obiettivo consente anche di ricostruire migliori collegamenti a favore della rete dei piccoli centri montani e di luoghi di particolare interesse paesaggistico e turistico, ripristinando tragitti di pregiato valore storico. Io penso che quest'opera, oltre che collegare la 24 con Praditivo, io penso che sia una grande opportunità di rilancio di tutti i comuni dell'area montana, perché comunque è una strada di collegamento. Stiamo cercando di realizzare un progetto che sia appunto un'infrastruttura che, oltre che di collegamento, possa valorizzare quelli che sono i contesti architettonici, paesaggistici dell'intera area della montagna. Quindi affidiamo a questo progetto anche una grande possibilità di riscatto di queste aree, e con il collegamento io penso che potremo riuscire veramente a dare un segnale per il recupero delle aree montane, su quello su cui anche le politiche di questi ultimi anni si stanno occupando. Quindi affidiamo veramente a quest'opera una grande opportunità, e l'opportunità è proprio quella di, in questa occasione, di avere questo finanziamento, perché, come sapete, è una strada che è da tanti anni che se ne parla. Io penso che siamo arrivati al momento in cui questa strada può veramente trovare il punto di partenza. Spesa ipotizzata per l'opera circa 20 milioni di euro. Sicuramente la somma è una somma importante, però noi confidiamo nella realizzazione di quest'opera di rilanciare il comparto turistico del Gran Sasso. Una somma di 20 milioni di euro, così come desunta dal quadro economico del progetto preliminare, è una somma importante che noi cercheremo di recuperare questa somma con i finanziamenti del Recovery Fund che stanno per partire, quindi sicuramente è un'opera che noi andremo a candidare con queste linee di finanziamento.